più forte. Vado. La ricetta di oggi è sensazione di ricotta e visciole. Si è partito con l'idea di fare questo dolce volendo reinterpretare un classico della cucina romana, che è la crostata proprio di ricotta con le visciole, con i piloni tostati. Però in questo caso la struttureremo un po' diversa, quindi l'abbiamo resa sotto forma di spuma. Gli ingredienti per questa ricetta sono un crumble semplice, fatto a base di burro, farina di mandorle e zucchero. Poi abbiamo dei pinoli sabbiati con zucchero a velo, della marmellata di visciole fatte da noi, della salsa di visciole, abbiamo una cialda d'oro fatta con uno zucchero isomalto con due qualità di pepi. Abbiamo del pepe di Cubeba, molto effervescente, e abbiamo del pepe lungo di Bengala, che comunque ha un retrogusto molto vanigliato, quindi si sposa bene con i dolci. Poi, come dicevamo, la ricotta l'abbiamo resa sotto forma di spuma, però abbiamo dato una consistenza un po' più particolare. Abbiamo fatto una spuma con base comunque di ricotta di bufala, e poi ci abbiamo addizionato all'interno stracchinato di capra e caprino fresco, però la base comunque è una salsa inglese leggera. Poi abbiamo un crescione di atesina, che c'ha un retrogusto comunque di liquirizia, quindi che si sposa bene e quindi è rinfrescante con il dolce, molto strutturato. E poi comunque andiamo a finire con una polvere di tè verde matcha. Io di solito uso tante spezie, tanti ingredienti dall'Oriente, perché comunque ho vissuto in quei paesi, anche in India, quindi mi piace comunque contaminare. E anche in questo caso faremo un dolce molto romano con tecniche nuove, e lo andremo poi a completare anche con un gelato alla menta, quindi daremo anche una parte abbastanza fresca. Quindi passiamo un po' alla composizione del piatto. Come dicevamo, abbiamo preparato questa spuma, ci faremo uno strato al dolce, andremo a mettere una parte croccante, no? Quindi è come se fosse la parte frolla della crostata, quindi andiamo a creare uno strato croccante di crumble. Adesso ci mettiamo la marmellata. Andiamo poi a ricoprirlo ancora con la spuma. Poi gli diamo un altro strato di croccantezza con dei pinoli. Nella ricetta della nonna si usava comunque sempre mettere questi pinoli tostati, no, sulle crostate, quindi lo faremo anche noi, però in maniera un po' diversa. Noi abbiamo preparato questa, un po' si chiama sabbiatura di pinoli. Poi abbiamo preparato anche una salsa, questa gli abbiamo dato una consistenza un po' diversa, sempre delle visciole fresche, zucchero, una quantità di acido dovuto al succo di lime, e poi ci abbiamo messo anche del maraschino, quindi anche una parte di liquore. Andiamo a mettere la nostra salsina. Abbiamo il nostro gelato alla menta e abbiamo dato comunque una base fior di latte con dell'essenza di menta, della menta fresca. La mettiamo al centro della nostra crostata. Andiamo, come dicevamo, a dare questa parte un po' amarognola, no? Quindi bilanciamo un po' i sapori con questo tè verde matcha, che comunque le visciole, la marmellata risulta un po' dolciastra, quindi andiamo a bilanciare. Come dicevamo, abbiamo preparato questa cialda molto sottile, fatta da uno zucchero particolare che è isomalto, frullato con le due qualità di pepe, quindi come dicevamo pepe di Cubeba, che è un pepe indonesiano sull'isola di Giava, è molto particolare, io lo uso spesso nei dolci perché da questa parte è molto effervescente, quindi quando si finisce un po' il boccone grasso del dolce, che sia crema, che sia marmellata, ti arriva un po' quel pizzichio, però che non dà fastidio. E poi, come dicevamo prima, il pepe del Bengala, che dà quel retrogusto vanigliato. Quindi andiamo a mettere sopra al nostro dolce, che dà un tono anche elegante, e poi lo completiamo con l'attesina crest, che dà quel gusto un po' di liquirizia. E questo è il nostro dolce.